Buon salvissimo, siamo a Opulence. Bene, anche questa volta ho cercato di riprodurre una musica piuttosto famosa, di un videogioco piuttosto famoso, ma questa volta non la indovinerete completamente. Infatti, ve la faccio sentire tutta, non la potrete mai e poi mai indovinare. Ok, insomma, penso che nessuno abbia indovinato niente. Se avete indovinato, bravissimi, non so veramente come abbiate fatto. E Mega Man 3, la intro di Mega Man 3 fatta con Opulence. La intro di Mega Man 3 chiaramente dovrebbe essere fatta con il NES, ma io ho preferito utilizzare Opulence, che improvvisamente... Ah, certo, ho tolto il master, quindi non si può sentire. Velocemente avrete notato che c'è questo piccolo oggettino che mi sposta le cose al centro, a destra e a sinistra. In realtà c'è anche un riverbero a sinistra per le cose a destra e riverbero a destra per le cose a sinistra. Però insomma, queste sono piccole fesserie che ho voluto aggiungere, piccole cosette. Direi di passare velocemente al synth in sé. Ok. Ne aggiungiamo uno alla nostra traccia. Eccolo qua. Opulence. Dunque, cosa è? È un chip che... È un chip. È una simulazione, ancora una volta, di un chip. Quindi abbiamo visto il Freeboy, la simulazione del Game Boy, abbiamo visto il NES, che link era la simulazione del NES, e non ne sapevo nulla, ma abbiamo un simulatore della Sound Blaster, del chip OPL2, che è un chip FM, quindi di modulazione di frequenza. Anche se penso che questa emulazione sia in realtà fatta con la modulazione di fase, che è un altro modo di fare lo stesso tipo di suono. E suona strano all'inizio. Cioè, strano. Suona strano perché in realtà bisognerebbe tenere un pochettino il suono. Vediamo di capire cosa accade. In questo sintetizzatore abbiamo due operatori, OP1, OP2, e delle impostazioni varie. Entrambi gli operatori possono avere quattro forme d'onda, che sono un'onda sinusoidale, un'onda sinusoidale fermata a metà, half sine, e poi diciamo il vuoto, una onda sinusoidale in valore assoluto, quindi che fa sostanzialmente due ondine, al posto di scendere giù torna su, e quella di prima, quindi l'onda sinusoidale assoluta, fermata al quarto. Cose strane, in realtà sarebbe una sorta di onda a dente di sega fatta con le sinusoidi. Cose particolari del chip della Sound Blaster. Ok, dovrebbe avere tutto quello che puoi fare nella Sound Blaster, però chiaramente manca la testa. Come si programmavano i chip della Sound Blaster? Si programmavano attraverso i tracker, che erano tanti numerini che scivolavano dall'alto verso il basso. Non scivolavano, venivano eseguiti dall'alto verso il basso. In modo abbastanza simile a quello che facciamo noi, ma con meno opzioni e quindi anche più precisione in un certo senso. Nel senso ci si poteva concentrare di più sul suono in sé. Io non sono riuscito a ricreare suoni particolarmente interessanti, però vediamo cosa riuscite a fare voi. Intanto cerchiamo di utilizzarlo. Quindi, sinta modulazione di frequenza che potete anche disattivare, in modo da sentire anche quali sono le varie onde. Questo togliamo l'attacco un attimo. Ok,
Chiaramente questo sintetizzatore in sintesi additiva, quindi aggiungendo semplicemente un operatore all'altro, non è particolarmente interessante. Vediamo cosa hanno gli operatori. Prendiamo con l'OP2, che è quello, diciamo, principale, anche se il secondo è il principale in un certo senso. Abbiamo l'attacco in 16 step, il decadimento solito, che in questo momento non serve a nulla in quanto c'è questo. Io un attimo che tolgo il secondo. È un decadimento molto logaritmico. Cioè, ancora qui non abbiamo cambiato niente, appena arriviamo a 11 è già molto più veloce. Tutte queste manopole sono particolarmente logaritmiche per avere tantissima precisione nei suoni più veloci e, diciamo, possibilità oltre. Diciamo che sono più esponenziali, va. Per i primi 10 step siete all'interno del mezzo secondo, appena andate avanti passate a un secondo e 2 secondi abbastanza velocemente, sia come decadimento che come attacco che come release. Release e rilascio, insomma, se avete seguito i tutorial dei precedenti synth, queste quattro manopole le sapete utilizzare benissimo. Level non è altro che il volume in 64 step. E scale, vi dirò la verità, non ho ancora ben capito di cosa si tratta. Faccio tantissima fatica. Per caso c'è l'help? Tipo, no, direi di no. Però usciva un'informazione. Ah no, l'informazione l'ho presa dal wiki. Dovrebbe fare qualcosa quando c'è una modulazione della frequenza, nel senso che viene cambiata la frequenza. Non sono riuscito a capire. Tra i preset c'è qualche sintetizzatore che utilizza uno scale particolare, ma non lo riporto al valore, diciamo, zero, e non riesco a capire qual è la differenza. Mentre il moltiplicatore è il moltiplicatore di frequenza, che funziona in modo un pochettino particolare, quindi qua abbiamo onda più bassa possibile, un'ottava sopra questa dovrebbe essere, che non si sente per un qualche motivo. Ah, perché ho abbassato il sostegno, sono un genio. Quindi questa era l'onda bassa, un'ottava sopra. Ok, già per 3 dovrebbe essere una quinta sopra la seconda ottava. 2 ottave sopra. Una terza dopo la terza ottava. Diciamo che sono, sì, sono moltiplicatori di frequenze e basta. Diciamo questo, da 1 a 15 stiamo moltiplicando la frequenza base per 1, per 2, per 3, per 4, per 15. Lo 0 in realtà divide la frequenza per un mezzo, quindi la moltiplica per un mezzo, la divide in 2, quindi è un'ottava sotto di quello che dovrebbe essere. Ok, e queste sono le manopole. Sotto abbiamo il keyboard scaling, un oggetto che permette di scalare la velocità di tutto quello che accade qua, tutto quello che accade tra le manopole, scalarlo in base alla nota suonata, per cui se io lo attivo e ho un particolare attacco, che non si sente per un qualche. Perché al solito qui dentro si stiamo muovendo entro la frazione di secondo. Appena mettiamo a 9, sempre frazione di secondo, mettiamo più in alto. Non è l'esempio migliore. Facciamo con questo. Togliamo questo rilascio inutile. Non è semplice da comprendere, però dovrebbe scalarsi in base alla nota suonata. Più veloce quando la nota è più acuta. Percussivo permette di rendere l'in-loop in modo percussivo, per cui salta tutta questa prima parte e va direttamente al rilascio. Salta il decay e il sustain sostanzialmente. Quindi se io tengo premuto, questa volta si andrà a rilascio. Quindi salta anche se voi avete messo un sostegno a 0, non ci sarà questo sostegno a 0. Salta queste due manopole.
Dopodiché abbiamo tremolo e vibrato. Il tremolo è una variazione di qualcosa e il vibrato è una variazione di qualcos'altro. Sono molto leggeri, in realtà ci sarebbero questi pulsantini in più per renderli più pesanti. Quindi il vibrato varia la frequenza, mentre il tremolo varierà l'ampiezza. Ecco, ora si sentono. Se non attivate questi due, si sentono soltanto in alcuni casi. Ok, viste tutte queste manopole, cominciamo a vedere cosa succede quando attiviamo la la modulazione di frequenza e quindi la sintesi FM. Per il momento questo è messo a livello 0, quindi non accade nulla. In realtà comincia a sentirsi qualcosa. Appena noi alziamo il livello, sentiamo la sintesi. Sintesi che può durare quanto vogliamo noi, per esempio potrei mettere un decay così. Come vi ripeto, lo scale non so cosa faccia. Non mi chiedete. Cambiamo la frequenza. Magari non troppo acuta. Cambiamo la forma d'onda. Cambiamo l'altra forma d'onda. Con questa. Quindi, come vedete, potete sbizzarrire la creazione di suoni veramente diversi da qualsiasi cosa potreste mai pensare. La sintesi FM andava molto di moda sui chip perché permetteva di ottenere suoni abbastanza complessi senza utilizzare tanti oscillatori. Qui stiamo utilizzando due oscillatori e io ho riprodotto un sassofono, una sorta di ottone. E ne potrei produrre degli altri. Quindi, diciamo, è molto potente se vi mettete lì a programmarli il più possibile. Avrete notato questo feedback? Questo feedback non fa altro che fare una sintesi FM del primo operatore su se stesso. Quindi se l'effetto iniziale è questo, feedback 1, quasi non si sente, feedback 3. Più sintesi FM voi fate, più acute saranno le frequenze trovate. Qui cominciate a sentire una cosa che assomiglia al rumore bianco ed è il modo con cui ho fatto gli snare. Con tanto tanto feedback. E insomma, quindi accade questo. E questo synth è sostanzialmente finito qua. Diciamo, potete utilizzare il tremolo e il vibrato durante la sintesi. In modo da ottenere suoni particolari. E considerate che, diciamo, con questo chip si possono fare tante cose. Già mi pare che sia stato costruito anche tutto un set di suoni per le pianole, quindi utilizzando impostazioni tipo General MIDI, quindi pianoforti, tutto quello che volete fare, potete emularlo con questo chip, con questa emulazione del chip. Non saranno suoni HD, perché sono sintetizzati con due operatori in FM. Ma sicuramente potrebbero far tornare un pochettino di memorie. Per finire, avrete sicuramente notato questo bass drum. Ora, nel NES sappiamo che c'è un oggettino che ci permetteva di avere uno sweep, un glissando della frequenza, no?
In questo chip non c'è, per cui ho dovuto fare il glissando della frequenza attraverso un'automation, che non è veramente, diciamo, non è un trucco, cioè, si potrebbe fare effettivamente nel chip, ci sono dei messaggi di glissando, se non erro, che possono essere applicati, anche perché se no non avrebbe dovuto fare i suoni, diciamo, i suoni tipo kick percussivi. In realtà si potrebbe fare una sorta di kick. Cosa sto usando? Questo qua. Si potrebbe fare una sorta di kick con un sostegno abbastanza basso, un decadimento pure basso, un rilascio minimo. Per un qualche motivo c'è qualcosa che continua a suonare. Ah, questo. Questa è una sorta di kick. No, magari no. Più basso. Quindi, diciamo, si potrebbe fare una cosa del genere, però non è molto semplice. Quindi un synth complicato, assolutamente complicato da utilizzare. Tra i preset trovate una serie di cose. Un po' distorte, devo dire. Da cui potete partire per creare poi i vostri suoni. Come d'altronde si fa con tutti gli altri sintetizzatori. Bene, concludo qui. Diciamo abbastanza veloce questo tutorial. Non ci ho messo troppa enfasi perché è uno strumento per i geek. Quindi vi auguro buona fortuna nell'utilizzarlo. E il prossimo è il semplicissimo Organic. Cioè, mi verrebbe di fare il tutorial qua adesso, però lo facciamo in un'altra puntata. Va bene, alla prossima.